Credo che il Comune di Milano abbia fatto molto in termini di transizione ecologica, molto c'è ancora da fare. Abbiamo istituito già da parecchio tempo un assessorato alla transizione ambientale e mi sono tenuto io le deleghe perché volevo dare un segno a tutta la Giunta, volevo un'azione più veloce e più coordinata. Tra l'altro, io sono a capo di una task force che raggruppa le principali città del mondo e il cui obiettivo è uscire da questa terribile pandemia, ma in qualche modo approfittando di questo momento di riflessione e impostando una strategia più verde per le nostre città. E il fatto che io ne sia capo è probabilmente un riconoscimento del mio impegno, ma certamente è un riconoscimento di quello che Milano ha fatto e Milano ha fatto. Dal punto di vista della mobilità ha fatto parecchio, ha seguito l'indirizzo di città europee come Parigi, come Londra e sta trasformando la mobilità. Ogni nostro atto, per esempio, quando approviamo in Consiglio Comunale il PGT, il piano di governo del territorio, una sorta di piano urbanistico, ecco, ogni nostro atto è pensato avendo in mente il nostro obiettivo di guidare verso una transizione ambientale. Per cui, per esempio, noi non diciamo che non si può costruire, ma bisogna costruire rigenerando aree e spazi già edificati, bisogna costruire, ma bisogna cercare di depavimentare, di togliere cemento e aggiungere verde. Bisogna, si può costruire, ma se si costruisce bisogna fare in modo che gli impianti energetici siano diversi, abbiano una diversa impronta ambientale. Ecco, è un lungo percorso, ma è un percorso rispetto al quale noi non derogheremo ai nostri principi. È un'ottima domanda, perché dovremmo sempre pensare a cosa noi singolarmente facciamo. E cosa faccio io? Beh, io innanzitutto sono veramente molto attento da sempre alla questione dello spreco, forse un problema di cultura familiare, ma non sprecare vuol dire non sprecare cibo, non sprecare energia, spegnere la luce una volta di più piuttosto che una volta di meno, insomma queste piccole cose che possono incidere. Poi chiaramente la questione della mobilità è fondamentale, per cui cerco di usare quando riesco la bici, amo la bici anche nel mio tempo libero. La mia auto è un'auto ibrida e con questo ovviamente non è che deve essere una regola assoluta, ma un'altra piccola manifestazione del fatto che io ci credo. E poi un'ultima cosa, sono molto molto attento alla raccolta differenziata. A Milano raccogliamo più o meno il 60% dei rifiuti differenziandoli e anche da questo punto di vista io voglio dare il mio contributo. Sono tante le persone che mi hanno ispirato, ma voglio citarne due: un uomo e una donna, entrambi americani, entrambi non giovani, ma proprio per questo che hanno dimostrato in tanti tanti anni quello che hanno saputo fare e il loro credo. Uno è Al Gore, ex vicepresidente americano. Al Gore ci parlava di global warming quando nessuno ne parlava. Io l'ho incontrato l'ultima volta a ottobre del 2019 a Copenaghen, ci ho parlato e ha fatto una lezione a noi sindaci, è ancora impressionante per la sua convinzione, la sua forza e la sua conoscenza della materia. E la seconda è una signora americana che si chiama Sylvia Earle, è un'oceanografa di fama mondiale, ha veramente aperto una nuova frontiera dell'ambientalismo ha dato un contributo importantissimo nella salvaguardia degli oceani.